Ci troviamo in una mappa italiana, ragazzi. Ebbene sì, hanno messo delle mappe italiane su questo gioco e non su Battlefield 5. Vero, Dice? Eh? Say ciao is hello. Ciao. Ciao, C-I-A-O. Bella a tutti compagnia, benvenuti su Rogue Company, un nuovo e divertentissimo sparatutto in terza persona competitivo 4 contro 4 che amalgama alcune meccaniche di Counter-Strike e Valorant, due giochi competitivi molto lenti, alle meccaniche dei classici Gears of War, ovvero un competitivo molto più frenetico e adrenalinico. Lo sto giocando da qualche giorno e mi sta piacendo davvero tantissimo. E un'altra cosa davvero molto interessante di questo titolo è che sarà sia crossplay che cross-platform, ovvero uscirà su PC, PS4, Xbox, Switch e così via, e sarà possibile giocare in modo free-to-play perché mi sono dimenticato di dirlo, questo gioco una volta che verrà rilasciato ufficialmente sarà free to play, sarà possibile appunto giocare con i propri amici da console a PC. Le meccaniche sono semplicissime, a inizio partita dovrete scegliere un rogue, ovvero un personaggio dotato di abilità uniche che in partita influenzeranno il gameplay, e lo scopo del gioco è quello principalmente di eliminare la squadra avversaria. Ma per farvelo capire al meglio quanto sia bello questo titolo, faccio prima a farvelo vedere in partita. Ok ragazzi, eccoci in partita, ho già selezionato il mio main, ovvero Saints, che sarebbe il medico, come ben sapete è il mio ruolo preferito in ogni videogioco. Ed è anche bello perché sembra tanto Lucio di Overwatch come capigliatura e vestiti. Io questa presentazione l'adoro perché ti crea un hype nel gioco che è veramente incredibile. Ed eccoci qua, adesso abbiamo lo shop dove possiamo comprarci le robe. Io compro la mina. Oh, ha salutato! Hello? Yes, hello. Yeah, hello! Ok, perlomeno abbiamo beccato un tizio che parla. Almeno quello già mi rende più felice. Questa mappa l'ho già giocata e sinceramente la odio. Io ho la bomba, perciò devo andare a plantare. Oh, io planto. Oddio! La double kill, così, kill leader. Incredible. Allora, rianimiamo perché vedete, l'abilità del mio tizio è quella di... No! Ah, abbiamo vinto il turno, perfetto. Stavo dicendo, come vedete, questo tizio è un medico e l'abilità quella Q, praticamente io posso mandare un drone per tutta la mappa a rianimare un compagno di squadra, che è una cosa molto figa e molto utile, soprattutto quando si gioca di squadra. Le altre abilità le puoi comprare, ovvero o metti una mina o metti una smoke, anche lì cambia in base alla strategia. Io ad esempio preferisco la mina per evitare il flank di alcuni nemici, infatti io adesso andrò qua e piazzerò una mina per evitare il flank su A. Se io metto una roba qua così, la gente non... Molte volte non so perché non le vede. Chu is on A. Mi hanno fatto il culo. Ah! Uno si è preso la mia mina. Ciao, simpatico! Volevi essere rimato, invece... Non ci credo! Però abbiamo vinto anche questo turno. Ottimo così. Come vedete, il gameplay è molto frenetico. Cioè, i turni durano veramente pochissimo. Oh, mi posso già potenziare l'arma al massimo. Subito. Potenziare le armi comporta un aumento di range, minor recoil, che sarebbe rinculo, e così via. Poi, ad esempio, ci sono i perk che vi cambiano proprio lo stile di gioco. Ad esempio, aggiungendovi l'armatura, delle cose che vi fanno andare più velocemente quando la gente vi spara, riducendovi il danno degli esplosivi, e così via. C'è tanta roba utile. Buone, buone. Preso. E vai, round vinto. Adesso qua ci potenziamo questo, che mi diminuisce il cooldown della rigenerazione di salute, perché come avete visto la rigenerazione di salute c'è, non è come ad esempio Valorant o Counter-Strike dove la rigenerazione è ferma. Nota che tu rimani con 50 HP e rimani fermo con quel lasso di vita. E quello che mi sta piacendo di questo titolo è proprio questo, la frenesia del gameplay, cioè è molto immediato, molto intuitivo e molto semplice. Ok, preso uno, perfetto. Non so nemmeno io come ho fatto a salvarmi. Non so nemmeno io veramente come ho fatto a salvarmi in quel frangente. Ho smirato tantissimo. Nice, guys. Really nice. Questo, ad esempio, mi fornisce 25 di armatura che io che smiro tantissimo, schifo non mi fanno, se permettete. Yes, good job, man. Yeah, really nice team. Però, raga, dovete uccidere i tizi che abbattete, perché sennò c'è il tizio lì che si può... Oh, oh. Nice, good job. Vabbè, ragazzi, sono dei mostri questi. Bravissimi. Good job, guys, good job. Ok, adesso vogliamo andare qua su B, perciò mettiamo la Claymore qua. Ah, ce l'ho io. Ma porca, mi stavo dimenticando, scusate. Dietro siamo sicuri che non possono arrivare, perché c'è la mia Claymore. Se vogliono passare, se la pigliano in their kill. Porca miseria, mi ha lasciato un HP.
Preso! Ok, dopo 6 turni, come succede anche in Counter-Strike e Valorant, c'è il cambio team, ovvero gli attaccanti passano a difensori, i difensori passano ad attaccanti. Noi infatti adesso dovremo difendere. Però noi adesso siamo al match point, perché qua si arriva fino a 7, non si arriva tipo a 15 come su Valorant e Counter-Strike. Perciò se vinciamo questo turno, vinciamo la partita. Io vado su A a difendere, che ho la Claymore. One is on A. Con un cappato, bella questa. No, mi ha preso tre sul muro. Qua abbiamo sbagliato noi, siamo andati troppo aggressivi. Sorry guys. Uno me lo son fatto. Così impari, maledetto. E uno è qua da me. Ferita. Vai, te l'ho confermato io. Tranquillo. Preso. Mamma mia, ragazzi, GG guys, really GG. Good job. Ho fatto 13 kill, 11 abbattimenti e una sola morte. Per una volta sono riuscito a registrare qualcosa di decente qua su PC. Ok, eccoci in partita. E ho trovato altri tizi che non smettono di parlare un minuto, veramente. Ma li muto tra un po'. Ci troviamo in una mappa italiana, ragazzi. Ebbene sì, hanno messo delle mappe italiane su questo gioco e non su Battlefield 5. Vero, DICE? Qua hanno già preso tutto, perfetto. Buono. Preso uno, perfetto. Maronna. Assist, perfetto. L'ultimo, si è perso? Ma FK, fammelo uccidere. Soldi gratis, sì, era FK. Non è per cattiveria, ma ho dovuto un attimino mutarli perché parlano troppo. Per amor del cielo, simpatici, però se non sento... Nice. Ho notato solo adesso che uno di loro ha quittato. Ecco perché stiamo vincendo anche. Boom, baby. Aio. No. Oh mio. He's low. Ok, he's down. Nice. Say ciao is hello. Ciao. Ciao. C-E-A-O. C-E-A-O. That sounded like me in private school. He's on A. They're following. Right, quick. Oh, right there. Nice. Boom, presa, voleva flancare questa. Mamma mia, che gente ho trovato. Ho trovato un altro ottimo team e sono primo. Non sto piangendo, voi state piangendo. Oh, perché non mi si muove? Boom, presa. Lo rianimo io. Planting. Mamma mia, che gioco di squadra incredibile. Mamma mia, it's me, Saints. Good job, guys. Tunz. E dai che la vinciamo. Mi chiamo Back Company Italy, non posso perdere in una mappa italiana. Dai, su via. Che culo l'ho preso. Good job, guys. E si vince. E chi se ne frega del tizio che ha quittato? Sono primo! Non ci posso credere! Un sogno che si realizza! Ovviamente tutto grazie alla mappa ambientata in Italia. Detto questo, ragazzi, il video finisce qua. Spero che questo nuovo gioco vi sia piaciuto. In tal caso fatemelo sapere con un bel mi piace ed un commento, dicendomi la vostra opinione riguardo a Rogue Company, se vi è piaciuto o meno. Iscrivetevi al canale se ancora non lo siete, passate dal mio profilo di Instagram che trovate qui sotto in descrizione. Io vi ringrazio per avermi seguito e noi ci vediamo con un prossimo video, sempre by Bad Company Italy!